il commercio è il settore che ha sofferto di più, in cui le imprese hanno dovuto misurarsi con una flessione dei consumi, è il settore sul quale richiamiamo l'attenzione di tutti, in particolare dei sindaci anche qui presenti, ma i sindaci a portare un'attenzione particolare al settore del commercio. Io comprendo perfettamente operazioni di tutela dei residenti, comprendo perfettamente limitazioni del traffico che in questi anni le amministrazioni hanno coraggiosamente portato avanti, ma oggi occorre che ciascuna amministrazione prenda coscienza che il settore commerciale è in difficoltà. Il settore del commercio ha una funzione anche sociale. Occorre che vengano ripensate le politiche legate al commercio. Non si può dare per scontato che ciò che andava bene l'anno scorso, due anni fa, vada bene oggi. In questo senso, per il Comune di Spezia, la risposta è certamente lavorare intorno a una rete di parcheggi e di servizi, che sono ciò che ci serve. Un problema analogo ce l'ha il Comune di Lerici, parcheggi a servizio. Certamente il Comune di Lerici ha fatto una politica molto coraggiosa di chiusura al traffico, a mio giudizio deve riflettere se oggi con la crisi in atto questa politica è sostenibile per la sussistenza delle imprese, cioè non per la tutela dei fattori ambientali di cui siamo tutti assolutamente consapevoli, ma rischiamo di mettere le imprese in condizione di non avere garantita la sussistenza. Quindi io per questo richiamo sul commercio mi sento obbligatoriamente di doverlo fare a tutti, perché la flessione dei consumi c'è stata, perché la grande distribuzione si pone con un termine di concorrenza in maniera troppo violenta nei confronti della piccola distribuzione, e dunque l'attenzione delle amministrazioni su questo deve essere forte e alta. La scelta di impegnarci in un parcheggio per Spezia nasce da qui, se troveremo la disponibilità dell'amministrazione c'è, e anche diciamo la disponibilità ad operare concretamente. Una disponibilità analoga la possiamo offrire anche ad altri comuni, nella logica che il settore commerciale va tutelato. Nell'ambito degli impegni 2009-2010 intendiamo continuare anche nella realizzazione attraverso le nostre strutture di sviluppo locale e quindi società per lo sviluppo locale a dare aree insediative. In questi anni e a completamento del 2010 le nostre società di sviluppo hanno complessivamente realizzato oltre 30.000 metri quadri di superficie a disposizione produttiva, e questo è certamente un elemento essenziale per le politiche insediative delle imprese. Il 2010 i filoni saranno quelli che ho citato, dunque continuare a presidiare i consorzi fidi con molto impegno, perché sono la risposta più forte che possiamo dare alle nostre imprese. Ho detto il tema di essere molto vicini al settore del commercio nelle forme che ho citato, e speriamo che, e ci impegneremo a che il 2010 sia l'anno in cui, dopo la realizzazione del consorzio del vino, si possa fare il consorzio dell'olio, il consorzio del mare, il consorzio del verde, cioè dei consorzi
che raggruppino gli operatori del settore e che li aiutino a fare marketing comune, quindi a fare un'operazione di promozione dei loro prodotti in maniera congiunta. Quest'anno abbiamo avviato anche un progetto legato a un settore numericamente marginale, ma assai importante per l'economia del mare, che è il settore della molluschicoltura. Quindi, insieme all'autorità portuale, nel corso del 2009 abbiamo fatto un progetto per cercare di cambiare la dimensione della produzione di mitili e di ostriche nella nostra provincia. Cambiare di scala, cioè da una produzione che oggi ci vede intorno al 3% della produzione nazionale, moltiplicare per 4-5 volte la capacità produttiva. Questo attraverso la realizzazione di vivai, che lo studio fatto insieme all'autorità portuale ha collocato o nell'area a mare prospiciente Lerici Amendia, o nell'area prospiciente Amendia, Sarzana, o al largo della Palmaria. E la collocazione prima che emergeva dallo studio fatto dall'Università di Pisa era quella che portava verso Lerici Amendia. C'è stata la nascita di un comitato e dopo le giuste rimostranze di un'assemblea di 50-60 persone, il progetto su Lerici Amendia è risultato di fatto impraticabile. E nonostante gli studi e nonostante le amministrazioni di fatto all'origine fossero favorevoli, e noi cercheremo localizzazioni verso Amendia e Sarzana, però ci sentiamo di dire che il metodo dei comitati che riescono a distruggere la localizzazione di una struttura per mitili. Nella nostra provincia sono state realizzate costruzioni edilizie in tutti i comuni, dalla costa all'interno, che certamente hanno impatti ambientali importanti e in alcuni casi assai discutibili. Immaginarsi che i comitati spesso fatti in prevalenza da non residenti siano in grado di sostituirsi alle scelte dei consigli comunali e delle amministrazioni, questo è un metodo sul quale non mi sento di condividere.